Buongiorno, prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando della Sicilia che passa in zona gialla, riaprono i ristoranti e si torna a consumare al banco. Allestiti i tavoli all'aperto nei bar e ritrovi, è stata avviata la fase propedeutica ad un ritorno alla normalità dopo le lunghe restrizioni determinate dalla pandemia. Vediamo. La Sicilia in zona gialla e riaprono i ristoranti all'aperto, servizio ai tavoli nei The Horse, anche per bar e ritrovi, al via la stagione balneare, aprono cinema, teatri e musei, si torna a viaggiare senza la necessità di giustificare i movimenti tra regioni, rimane almeno per il momento il coprifuoco dalle 22 alle 5. La nuova colorazione rimette in moto il comparto della ristorazione, fortemente penalizzato dalla chiusura a contenimento della pandemia. Il settore ricettivo nell'isola muove una fetta importante dell'economia, i dati confortanti sulla riduzione della diffusione pandemica fanno ben sperare per un futuro senza restrizioni e la ripresa occupazionale ad ampio raggio. La campagna vaccinale dovrebbe contribuire in maniera incisiva ad arginare il diffondersi del Covid-19. Per il ristoratore si tratta del ritorno all'attività dopo 5 mesi di chiusura forzata e fioccano le prenotazioni. Qui siamo a Capomulini, frazione marinara di Acireale, nota per l'attività di ristorazione vista mare su piattaforme, modi palafitte e terrazze con lo sfondo di faraglione dell'arcipelago dei Ciclopi. Si sistema il banco del pescato locale e si ridisegna la sala con tavoli distanziati e le previste dotazioni di sicurezza. La nuova colorazione non significa liberi tutti, ma bisogna sempre tenere alta la guardia. Se le premesse sono queste, sarà un'estate all'insegna della ritrovata libertà e anche se ci sarà un significativo calo degli stranieri, il turismo di prossimità contribuirà ad attutire i contraccolpi della lunga crisi. Sicuramente ci auguriamo una grande ripartenza, è stato un anno molto molto faticoso per noi, per i dipendenti, per gli operatori del settore tutti. L'augurio più grande che possiamo farci è sicuramente quello di ripartire e recuperare tutto quello che si è perso in quest'anno. Ha delle prenotazioni, oggi siamo inizio settimana, zona gialla, ma ci sono già delle prenotazioni? Il settore si muove? Fortunatamente godiamo di un buon pacchetto clienti che ci seguono e già oggi inizia a vedersi un po' di luce in fondo al tunnel. Le belle giornate di sole, la voglia di evadere in questo primo giorno di riconquistata libertà restituisce fiducia ai titolari di bar e ritrovi che tornano a servire al banco e ai tavoli all'aperto, speranzosi di lasciarsi alle spalle il fermo forzato delle attività. Entro giugno, se la curva dei contagi continuerà a piegarsi, il governo potrebbe dare via libera anche alle sale ricevimenti, altro settore fortemente danneggiato. È incoraggiante, poi voglio dire, dopo tutto questo periodo abbastanza critico, direi come un brutto sogno. Oggi finalmente anche la bella giornata, per cui abbiamo anche una bella clientela che insomma sta assaporando già le prime granite di questa riapertura al tavolo, quindi benvenga. Che speranza per il futuro. Assolutamente, deve. E oggi anche cinema e teatri riaprono i battenti, si spengono le luci in sala e si riavviano le macchine di proiezione dopo 8 mesi di stop con ristori a singhiozzo e adesso limitazioni che dimezzano il numero di spettatori e quindi naturalmente diminuiscono di un po' gli incassi. Sulle saracinesche si alzano i sipari, cabine di proiezione di nuovo in attività dopo 8 mesi di stop forzato a causa della pandemia, tornano a vivere cinema e teatri. Una data storica per i titolari di multisale e di imprenditori del settore dello spettacolo. La stagione estiva è alle porte, meno si addice a proiezioni e performance dal vivo in locali al chiuso, ma è comunque una ripartenza e questo è l'importante. Riapre i battenti questo cinema a Fiume Freddo. Ultimi ritocchi e controlli minuziosi delle attrezzature digitali. È un'emozione irripetibile perché l'attività cinematografica è un'attività che viene vissuta con il cuore e con l'anima. 8 mesi di chiusura, perché abbiamo chiuso nel mese di ottobre, sono stati già pesantissimi. Ogni giorno auspicavamo nella riapertura di questi punti di cultura come altri, come i teatri e come altre attività che hanno patito di questa pandemia. Che dire, è un'emozione
che ci tiene con il cuore così in bocca. Poltroncine e servizi sanificati, le prenotazioni online fondamentali. Pochi a singhiozzo, i sostegni solo dal governo nazionale. Le famiglie dietro a questo comparto al collasso tornano a guardare al futuro. Ci troviamo nella sala 1 del suo multisala. Come sarà strutturata la gestione dei posti? Chiaramente bisognerà rispettare un distanziamento che per il cinema è più semplice, per il teatro chiaramente sorgono notevoli difficoltà anche dal punto di vista dei costi. Sì, al momento stiamo aspettando le nuove direttive dal CTS che ci fornisca ulteriori chiarimenti in merito. Al momento la distanza è di 1,5 metri tra persona e persona, significa tra il posto di dietro e lateralmente, perciò viene a dimezzarsi quasi del 50% la capienza dei locali. Abbiamo una costante sanificazione, oggi già abbiamo cominciato a sanificare i locali, stiamo cercando di ripartire con le nuove disposizioni di legge. Cosa vuol dire essere rimasti chiusi per 8 mesi? La vostra attività è fatta anche di gente, di famiglie alle spalle. Eh sì, assolutamente, è stata abbastanza pesante, quelli che sono i luoghi di cultura sono stati abbastanza penalizzati perché siamo stati i primi a chiudere e gli ultimi ad aprire insieme alle altre categorie, gli altri miei colleghi. Speriamo che questa sia una riapertura e non più una chiusura, sia una cosa che diciamo un vecchio ricordo che è partito e sarà pian pianino dimenticato. I miei dipendenti hanno pure insieme diciamo al cinema, all'organizzazione, ha patito quello che è la pandemia, i segni della pandemia. Giustamente cassa integrazione, arriva a singhiozzo ogni 3 mesi, cioè delle problematiche che hanno colpito abbastanza pesantemente il settore. E tuona il segretario regionale del PD siciliano Anthony Barbagallo contro l'assessorato regionale al turismo guidato da Mario Messina. Dalla regione dice neanche un centesimo per ristorare cinema e aziende di spettacolo dal vivo. Sentiamo ancora Gwenda Carozzo. Che fine hanno fatto i ristori per i cinema e le imprese che operano nel settore dello spettacolo dal vivo? A chiederlo a gran voce il segretario regionale del PD Anthony Barbagallo, che tuona contro il governo regionale, più nello specifico contro l'assessore regionale al turismo Mario Messina. Ci sono 5 milioni di euro a seguito dell'emendamento presentato dai Dem sia nella finanziaria 2020 che in quella di quest'anno. La graduatoria è stata pubblicata eppure un centesimo non è stato sborsato. Continuiamo a essere molto preoccupati, francamente non ci sono parole per descrivere la situazione di estrema gravità in cui versano i gestori dei cinema e gli operatori dello spettacolo dal vivo. Sono una delle categorie più colpite. Da 15 mesi aspettano la liquidazione di queste risorse che il PD ha fatto approvare in finanziaria, pensate, ad aprile dello scorso anno. 5 milioni a valere sul 2020 e ulteriori 5 milioni sul 2021. Ebbene, non hanno percepito ancora un centesimo perché la Regione non ha fatto correttamente il bando, ha subito dei ricorsi, ha riscritto le somme. Una vera barzelletta. Abbiamo bisogno di un governo, una barzelletta amara, ahimè, abbiamo bisogno di un governo che dia certezze alle categorie più colpite e quindi l'assessore Messina intervenga urgentemente. Se è convinto della bontà delle sue ragioni, liquidi immediatamente. Se non è convinto e vuole cedere alle ragioni dei ricorsisti, accolga le richieste e modifichi la graduatoria, ma certamente le risorse vanno liquidate prontamente. Un danno enorme quello causato dalla pandemia, aggravato da questa situazione in una regione che vive di turismo culturale e che si fregia anche di essere la prima tra tutte per numero di siti UNESCO. Come dire, ci sono le condizioni per ripartire, non abbiamo visto una politica turistica da parte del governo regionale adeguata, non ci sono certezze per le guide turistiche, pensate che ancora oggi sono una delle categorie che non ha percepito un euro, il bando Sicily è stato veramente un fallimento, ora hanno riaperto i termini, soltanto il 10% degli operatori ha fatto domanda, insomma servono misure
urgenti, concrete, perché siano in grado di far ripartire il turismo. Ad esempio, un'offerta importante è stata sempre quella del turismo naturalistico. Ancora oggi non è possibile fare le escursioni da Piano Provenzana a Etna Nord. Ancora oggi una fetta di quella che è l'offerta riservata alle guide turistiche è stata preclusa da parte della regione siciliana, costringendo alle guide turistiche a fare un ulteriore ricorso al TAR. Insomma, una regione che continua a litigare con tutti gli operatori del settore e che non risolve neanche un problema. Faccio un passo indietro l'assessore Messina se non è in grado di risolvere queste problematiche. La Sicilia può fondare veramente una parte importante del suo prodotto interno lordo sul turismo, sull'offerta dei beni culturali. Insomma, siamo la regione con più siti UNESCO al mondo e serve un governo che li sappia gestire. Intanto continua la campagna vaccinale, sono adesso un centinaio i punti dove si somministra il vaccino in Sicilia. Ieri inaugurati gli hub vaccinali di Sant'Agata, Ribattiati e di Acireale, quest'ultimo è il più grande dell'isola. Si punta ad oltre 10.000 vaccinati al giorno. Presente al taglio del nastro il presidente della regione, Nello Musumeci. Prosegue la campagna vaccinale in Sicilia e adesso i presupposti per raggiungere entro l'autunno la tanta agognata immunità di gregge ci sono tutti. Nell'isola istituiti e già attivi un centinaio di hub vaccinali. Gli ultimi due in ordine di tempo sono stati inaugurati ieri dal presidente della regione Nello Musumeci in provincia di Catania, al Palasport di Sant'Agata Libattiati e al Pala Tupparello di Acireale. Le strutture sono state allestite dal Dipartimento regionale di protezione civile. Da domani nel territorio etneo, ha rassicurato il commissario per l'emergenza Covid, Giuseppe Liberti, grazie anche ai punti vaccinali territoriali si avrà la possibilità di vaccinare complessivamente oltre 10.000 persone al giorno. È una tappa importante di un lungo percorso che con fatica e con particolare stato d'animo noi siciliani stiamo compiendo, fra riottosi, diffidenti, entusiasti e coraggiosi. Noi abbiamo la necessità di convincere tutti, anche chi ancora rimane perplesso, che l'unico modo per uscire da questo dramma non è passare dal rosso all'arancione o dall'arancione al giallo o dal giallo al bianco. La soluzione si chiama vaccino, qualunque marca, qualunque tipo, ma bisogna vaccinarsi. Se tutti assumiamo questa consapevolezza, io credo che già nel mese di settembre possiamo dire di avere immunizzato la comunità siciliana. L'hub di Sant'Agata Libattiati, in una struttura realizzata per le Universiadi del 97 e adesso rimessa a nuovo, ospita 45 postazioni con 16 medici distribuiti su due turni, 12 operatori informatici per le accettazioni e 8 in uscita per il rilascio della documentazione di avvenuta vaccinazione e personale di supporto. La potenzialità è di 700 somministrazioni al giorno, un centro che serve 13 paesi dell'Interland per un totale di 200.000 abitanti. Un centro che ho fortemente voluto, poi coadiuvato dalla mia squadra, ben realizzato grazie all'opera della Regione, della Protezione Civile e dell'ASP. Come ho detto poc'anzi nel discorso, il nostro hub rappresenta la possibilità che le istituzioni possano fare rete insieme e realizzare qualcosa di meraviglioso per il popolo, per poter combattere insieme questo Covid che purtroppo ha creato qualche problema. Un investimento fatto dalla Protezione Civile che rimarrà la riqualificazione del palazzetto alla comunità. La doppia valenza di questo lavoro è che il lavoro ovviamente realizzato di riqualificazione, di ristrutturazione, pensate un po', hanno speso circa 200.000 euro, è il miglior modo di spendere il denaro pubblico, perché alla fine della pandemia questo palazzetto rimane riqualificato per la comunità di Sant'Agata Libattiati e io a nome della mia comunità ne vado orgoglioso e ringrazio la Regione, l'ASP e soprattutto la Protezione Civile. Al Pala Tupparello di Acireale invece sono 50 i box, di cui 12 dedicate alle operazioni di anamnesi e 20 alle inoculazioni, in cui operano 24 medici e 40 infermieri divisi in due turni, 30 operatori informatici per le procedure di accettazione e per quelle di appuntamento in uscita e altro personale di aiuto fra assistenti, educatori, psicologi e addetti alla logistica. La struttura ha una potenzialità di 1.000 somministrazioni al giorno. Una struttura che servirà a un territorio, tutta la comunità delle AGI. È importante perché questa struttura, che è una struttura che è stata utilizzata in maniera abbastanza poco utile per la comunità, c'è stata lasciata piena di debiti e in cattivo stato, adesso verrà messa a servizio della gente per questo importantissimo risultato che è la vaccinazione. Quindi vi invito a tutti a vaccinarsi.
agli hub inaugurati ieri e che saranno operativi da domani, si aggiungerà quello di Caltagirone con oltre 50 postazioni. Sabato invece era stata la volta di quello di Mister Bianco. In settimana taglio del nastro per il primo punto vaccini all'interno di un centro commerciale alla Torre di Palermo. E dopo lunghe code nel fine settimana nel lab vaccinale di San Giuseppe l'Arena a Catania, proseguono le somministrazioni del serio anti-Covid riservato al momento solo a chi ha effettuato la prenotazione, vista la sospensione in open day dei vaccini Pfizer e Moderna. Ieri le inoculazioni sono state 1600. Dopo le lunghe file dei giorni scorsi, dovute essenzialmente all'open day anche con vaccini Pfizer e Moderna per non prenotati, open day che è proprio ieri è stato sospeso per questi due vaccini, oggi al lab vaccinale di Catania, uno tra i più grandi di Sicilia, le operazioni di inoculazione, principalmente per i prenotati, non hanno segnato alcuna criticità. E anche i pochissimi non prenotati non hanno influito più di tanto sul programma di lavoro stabilito dalla direzione, che di fatto è sovrapponibile al sistema di prenotazione online che assegna il giorno e gli orari di vaccinazione. A proposito di sistema di vaccinazione, da oggi è possibile prenotare la somministrazione anche per gli over 40 attraverso gli ormai soliti canali: il numero verde, la piattaforma online gestita da Poste Italiane, gli ATM sempre di Poste Italiane e poi i postini 2200 che lavorano per il recapito della posta nell'isola. Per prenotarsi è sufficiente avere a portata di mano il codice fiscale, la tessera sanitaria, un numero di telefono cellulare. Dunque si apre una nuova fase e il sistema di vaccinazione potrebbe subire imprevisti, come è accaduto ad esempio sabato scorso quando a Catania molti utenti già in fila al lab dovettero rimanere in attesa dell'arrivo di una nuova fornitura perché 90 dosi erano state trasportate d'urgenza con un elicottero dei vigili del fuoco a Ustica al fine di far raggiungere all'isola il target previsto. Oltre al fatto che si era già diffusa la notizia che di lì a breve sarebbe stata sospesa la vaccinazione di Pfizer e Moderna per i non prenotati. Oggi dicevamo tutto secondo quanto previsto. Riceviamo soltanto i prenotati oggi e in open soltanto chi vuole e può fare il vaccino con AstraZeneca. Le tempi d'attesa sono limitati, quindi stiamo procedendo con ordine. Lei diceva, dottore, proprio ieri, domenica, open day di fatto bloccato, però malgrado questo avete comunque somministrato circa 1600 dosi, che parliamo per una giornata domenicale comunque di un numero alto. Certo, confermo, a fine giornata abbiamo contato le somministrazioni e ne abbiamo somministrate oltre 1600, quindi questo è un numero, lo possiamo aumentare, ma è un numero che ci permette di lavorare decentemente, senza grosse file, senza grosse liste d'attesa. Al di là di qualche possibile intoppo, la macchina sembra essere ormai ben oliata. Certo, assolutamente. Io sono ottimista, il sistema sta funzionando bene. Sicuramente potrà migliorare, cercheremo di migliorarlo se dove ci sono delle lacune che gli utenti o i nostri collaboratori stessi ci segnalano. Quindi quando ci segnalano una lacuna, spesso riusciamo a colmarla. Ecco, dottore, qualcuno dice gli open day sono sicuramente un valore aggiunto per la campagna vaccinale perché consentono anche ai non prenotati di andare a fare il vaccino, però a volte possono anche creare dei problemi proprio alle strutture, perché se ci si presenta tutto allo stesso momento, lo stesso giorno, e a quel punto... Certo, l'open day è un meccanismo che serve a incoraggiare gli utenti a recarsi nei punti vaccinali. Chiaramente l'open day serve a pubblicizzare ancora di più la vaccinazione. La prenotazione ormai è estesa a tantissimi gruppi, quindi anche attraverso la prenotazione si può procedere alla vaccinazione. Noi preferiamo andare avanti con la prenotazione perché con l'open day non possiamo quantificare il flusso delle persone e quindi può diventare difficile gestirlo. Cambiamo argomento adesso, nuovo atto intimidatorio contro i briganti di Librino. Dato alle fiamme il pulmino della squadra di rugby, pochi giorni fa si era verificato un furto e tre anni or sono erano state appiccate le fiamme alla librineria.
Non è solo l'incendio di un vecchio pulmino, utile però per fare la spola tra il campo da rugby e le case dei tanti ragazzi di Librino che frequentano la struttura del San Teodoro. È anche l'atto intimidatorio compiuto nottetempo, ma di fatto alla luce del sole, che fa rabbia e che ha l'obiettivo di bloccare le attività di un'associazione che a Librino, come si dice da quelle parti, fa tanto scruscio, fa rumore, togliendo i ragazzi dalla strada, permettendo loro lo svolgimento di attività sportive, ma anche provando ad innalzare il livello culturale di ciascuno attraverso i libri della librineria. Sì, proprio la stessa libreria che 3 anni fa qualcuno violò incendiandola, ma che è stata ricostruita e che è sorta dalle sue ceneri. L'incendio di sabato notte dunque fa rumore, anche perché segue un furto perpetrato sempre ai danni dell'associazione lo scorso 25 aprile, guarda caso il giorno della liberazione. Ma i briganti proseguono imperterriti il loro cammino. C'è tantissima amarezza, purtroppo, non è il primo, noi speriamo sempre sia l'ultimo, il nostro motto è non un passo indietro, non ci fermiamo mai, però sì, l'amarezza è tanta, più che altro perché tanti ci chiedono, ma secondo voi il vostro lavoro come viene visto, cosa fate? Noi abbiamo in questo la presunzione un po' di essere orgogliosi di quello che facciamo, perché a noi piace lavorare nel quartiere per poter lavorare con il quartiere, quindi con i nostri ragazzini, e ogni tanto episodi come questo non ci abbattono proprio, anzi non ci fermano, ma un po' sicuramente ci abbattono e ci rattristano, perché non sempre riusciamo a darci una spiegazione, quindi è già difficile, però appunto ogni tanto si è titubanti, ma anche questa volta ce la faremo. Anche perché, diciamo, al di là dell'episodio di un piccolo furterello di qualche giorno fa, adesso il pulmino che viene utilizzato per portare i ragazzi, l'incendio della librineria 3 anni fa, sono delle cose che evidentemente fanno anche capire, i ragazzi invece sono un valore assoluto anche per Librino invece. Sì, i ragazzi sono forse il valore più grande che Librino ha, anche perché a dispetto delle situazioni, a volte degli stereotipi, in realtà Librino è un quartiere che ha tantissimo di offrire. Ragazzi, Librino sono tra i ragazzi penso migliori che si possano incontrare. Sicuramente è un po' complicato, però devo dire che soprattutto quando è stato nell'incendio della librineria, che è stato per noi, inutile negarlo, un colpo molto molto forte, quelli che ci hanno dato la spinta forse più grande e maggiore per ripartire, per ricominciare, sono stati proprio i ragazzi. Cioè, proprio partita da loro questa spinta. Mi ricordo il pomeriggio stesso, sono venuti ad allenarsi e ci guardavano dalla serie: perché voi state lì tristi? Cosa state aspettando? Noi abbiamo detto ok, ricominciamo. Il pulmino era fermo ormai da tempo, per cui sarebbe da escludere un'ipotesi accidentale. Nel frattempo, pochi metri più là, sono ancora in corso i lavori di rifacimento del campo da rugby, che dovrebbero essere consegnati a luglio. Sì, diciamo che l'altro giorno mi hanno chiesto: ma voi non avete paura? Ho detto: in realtà noi non abbiamo paura, perché siamo tanto orgogliosi di quello che facciamo, perché vediamo il risvolto. Noi cerchiamo nel nostro piccolo di dare una mano al quartiere attraverso l'attività sportiva, ma attraverso un altro grande fiore all'occhiello che è proprio la librineria. All'interno della nostra nuova clubhouse c'è, come c'era anche prima, l'unica in realtà biblioteca di Librino. Quindi in realtà diciamo che il nostro lavoro è con i ragazzi, per i ragazzi, ma un po' a 360 gradi. Poi sicuramente il rugby è un bel mezzo di sfogo, è un bel momento di unione, ma il punto è fare squadra per migliorare insieme. Un giovane pedone è stato travolto da una motoape con cui guida vi era un uomo di Calatabiano. Il tutto è avvenuto sulla strada in via Sicola Orientale, all'ingresso dell'abitato di Mascali. I sanitari, considerata l'entità delle ferite del pedone, che è un 18enne di Mascali, hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso del 118, che è atterrato nell'elipista di via Simone Neri. Il giovane è rimasto sempre vigile e fortunatamente non è stato necessario trasferirlo in elisoccorso, che è quindi ripartito vuoto. Il ferito è stato trasportato in ambulanza nel pronto soccorso di Taormina per le cure del caso. Sul posto, per i rilievi necessari, si è recata la Polizia Municipale di Mascali. È sempre a Mascali, è stato un fine settimana all'asciutto nella zona del Residence Blue Garden, dove è mancata l'acqua dai rubinetti. Con l'arrivo della stagione calda si ripropone il problema della carenza idrica. L'amministrazione comunale è già al lavoro per monitorare la situazione e programmare gli interventi possibili.
Arrivano le temperature torride, i primi assaggi di clima estivo e torna il problema dell'emergenza idrica. A Mascali, qui siamo all'interno del Residence Blue Garden, dove da due settimane i weekend sono praticamente a secco. Un grosso disagio per chi vive qui, ma soprattutto per coloro i quali queste villette le raggiungono proprio nei fine settimana, quando un po' più di libertà lascia spazio anche a giornate al mare. La frazione mascalese di Carrabba, questa è via Carrata, negli ultimi anni si è estesa notevolmente, così come è cresciuto il numero degli abitanti. Tra quelli storici sono in tanti ad avere provveduto all'acquisto di serbatoi, segno tangibile di una problematica che si trascina da anni. Nessuna comunicazione poi dell'interruzione del servizio sarebbe stata fissa nei dintorni, questo ha colto di sorpresa gli abitanti e gli avventori, che sono stati costretti a rubinetti all'asciutto quando invece le bollette si pagano regolarmente. Dall'amministrazione comunale la comunicazione che si è registrato un calo nell'approvvigionamento che ha fatto abbassare il livello del serbatoio del pozzo di via Carlino. La situazione comunque è costantemente monitorata in attesa di predisporre interventi ad hoc. E torniamo a Cirale, il Lions Club dona libri alla biblioteca dei ragazzi, appunto nella città Cese. L'iniziativa rientra nell'ambito del programma denominato Dona un libro, semina speranza. Il polo culturale è ubicato nei locali della Villa Belvedere e ha un'area riservata interamente ai più piccoli. Il Lions Club dona libri alla biblioteca dei bambini di Aceliale, che si arricchisce di nuovi testi per ragazzi. Dono libro, semina speranza, nell'ambito della campagna di donazione rivolta a ragazzi adulti, che abbraccia vari contesti sociali, scuole, per reparti di pediatria, di ospedale, di istituti educativi e assistenziali, con l'attiva collaborazione dei cittadini che presso le librerie convenzionate possono acquistare libri che il Club Service periodicamente distribuisce ad enti ed associazioni del territorio. Alla biblioteca per ragazzi, intitolata alla giornalista Maria Grazia Cutuli, nel polo culturale interno alla Villa Belvedere, l'amministrazione comunale ha attrezzato una sala computer, un'area riservata alla consultazione e lettura di testi, sfruttando spazi dimenticati da anni, il cui utilizzo anima questo luogo, che dispone anche di una bambinopoli inclusiva, un museo permanente sul mito di Ace e Galatea ad opera di artisti locali, inaugurato recentemente, un teatro coperto e un anfiteatro all'aperto. Carmelo Sardella del Lions Club. Abbiamo voluto guardare al futuro, alla speranza, quindi i bambini, i ragazzi, guardando lo stesso tempo al passato, cioè riscoprire la bellezza di leggere un bel libro, l'importanza di dedicarsi alla lettura soprattutto per le nuove generazioni, per un diciamo, spirito di libertà, per cercare anche di distogliere l'attenzione spesso da eventi difficili come quelli del periodo di emergenza che viviamo. Un bel segnale anche soprattutto da parte della città di Acireale, che ha risposto, devo dire, in maniera molto importante a questa iniziativa. Quindi noi abbiamo fatto solo da tramite come Lions per questa raccolta, la città quindi ha partecipato attivamente donando questi libri, e devo dire è un bel segnale per la città, che guarda con attenzione anche le fasce giovanili e ha attenzionato l'iniziativa anche dell'amministrazione di aprire questa biblioteca per ragazzi, quindi attenzione alle fasce giovanili, e ha contribuito con la donazione di un libro. Alla consegna dei testi per ragazzi che arricchiscono la neonata biblioteca comunale riservata ai più giovani, anche l'assessore alla pubblica istruzione Palmina Fraschilla, promotrice di iniziative rivolte ai giovani. Una bellissima iniziativa da parte dei Lions, che noi assolutamente ringraziamo, perché oggi hanno donato oltre 500 libri dedicati soprattutto ai ragazzi, alla fascia adolescenziale e ai bambini. Oggi è un giorno importante perché vengono donati libri, e vengono donati direttamente ai bambini, perché diciamo che all'interno di questi spazi, inizialmente ogni sabato, considerato anche il periodo della pandemia, stiamo portando avanti diversi progetti dedicati appunto ai nostri bambini, per cui oggi era la giornata giusta, e ringraziamo assolutamente i Lions, perché non solo chi dona un libro semina speranza, ma soprattutto perché la cultura e l'istruzione rendono liberi. L'assessore alla cultura Fabio Manciagli si è detto entusiasta del lavoro svolto nell'allestimento del centro riservato a bambini e ragazzi, ed auspica la collaborazione con altre istituzioni cittadine nello sforzo comune di potenziare programmi ed iniziative rivolte ai più piccoli. Oggi noi, secondo me, con questo segnale diamo un segnale forte alla città, e diamo un segnale forte di speranza, perché appunto grazie ai libri si può veramente fare un passo avanti, la nostra società può diventare migliore, e soprattutto questi che vengono dedicati ai bambini, perché lo diciamo, i bambini sono il nostro futuro, sono la nostra speranza. Dunque ci tengo
a ringraziare i Lions, ma ci tengo soprattutto a ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a queste donazioni. E Stefano Principato, presidente del Comitato della Croce Rossa Italiana di Catania, l'ospite di oggi dell'intervista, nel corso della quale si parlerà di emergenza Covid che vede sin dai primi giorni volontari in prima linea, dell'impegno dell'operazione di sbarco e trasferimento dei migranti che arrivano sulle coste siciliane e di aiuti agli indigenti. Ci sarà spazio anche per l'inaugurazione della nuova centrale operativa in via Ebbe nella zona di Cannizzaro e per la formazione. L'appuntamento con l'intervista è per questa sera su Rai TV, canale 89 del Digitale Terrestre, alle 20:20, ma anche su Facebook e poi alle 23:10. E prima di chiudere, una notizia dell'ultima ora: un 74enne adranita è morto questa mattina a seguito delle gravi ustioni riportate in un incendio che si è sviluppato all'interno della sua abitazione in via Inghionilli. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, anche se la dinamica non è ancora del tutto chiara, sembrerebbe che l'uomo si trovava allettato, quindi impossibilità da muoversi per problemi di salute. Nel tentativo di accendere una sigaretta si sarebbero sviluppate le fiamme che hanno in poco tempo avvolto il suo letto e per l'uomo non c'è stato scampo. Con questa notizia ci salutiamo, prossimo appuntamento con l'informazione in diretta su Rai TV più tardi alle 19:45. Adesso vi invito a seguire questa edizione sul sito raitv.it e sui nostri canali social e vi lascio naturalmente alle previsioni meteo, ringraziando in regia Paolo Coco e Manuela Musumeci. Buon pomeriggio. Cielo sereno poco nuvoloso su tutta la Sicilia nella giornata di martedì 18 maggio 2021. Mari e venti saranno calmi. Temperature previste in leggero aumento. A Catania si andrà da una minima di 18 a una massima di 30 gradi. La temperatura più alta comunque si registrerà ad Agrigento, Ragusa e Siracusa con la colonnina di Mercurio che toccherà 31 di massima.